Un saluto ai gemelli di Guidonia e benvenuti su Music Fan. Ciao! Ciao, ciao, Ciao! ciao a Ciao, ciao tutti. a tutti! Eccoci. Dobbiamo parlare chiaramente di quello che è Minturno, musica estate, un bel modo per dare realmente il via anche ad una nuova stagione televisiva, teatrale, radiofonica. Anche se obiettivamente voi siete reduci da un'estate davvero eccezionale sotto tutti i punti di vista e non vi siete mai fermati. Mai, mai, vero, Beh, sì, Edoardo? Tra le serate, poi la trasmissione Radio 2 Happy Family che facciamo tutte le mattine su Radio 2 e Rai 2, insomma, diciamo, è stata una bella estate piena, con Emma a Stoccolma e poi sì, tante date in giro per l'Italia, ci saranno altre poi da ottobre nei teatri d'Italia. Molto bene, beh, tra l'altro appunto dicevamo periodo positivo anche perché radio e televisione, questa esperienza su Radio 2 e Rai 2 che vi sta portando credo tante soddisfazioni e soprattutto vi sta dando la possibilità di incontrare praticamente tutti che comunque stanno al vostro gioco. Certo, guarda, infatti noi ti parliamo proprio, se senti questo rimbombo, dai corridoi di Via Asiago, perché praticamente siamo ancora qui il pomeriggio per fare le scalette di domani, no? Quindi praticamente qua è un lavoro continuo. Continuo, Però ecco, sì. come dici tu, abbiamo fatto per la prima volta una trasmissione che in diretta va sia in radio che in televisione. Un esperimento, È un cioè. esperimento vero e proprio, perché chi l'ha fatto prima di noi lo ha fatto andando in TV, ma facendo un montaggio del giorno prima. Invece noi andiamo proprio live, quindi prima iniziamo dalla radio, poi si attacca Rai 2 e poi continuiamo sempre in radio. Però ecco, è la prima volta proprio in assoluto. E come dici tu, stiamo avendo veramente tante soddisfazioni come ascolti che sono superiori a quello che ci aspettavamo e come feedback proprio che stiamo avendo dalla gente proprio agli addetti ai lavori tante realtà che ci fanno capire che la trasmissione è molto seguita. Io credo che uno dei problemi in genere anche per coloro che sono attori comici sia proprio quello legato alla credibilità. Ma come riuscite ad essere invece credibili passando dalla versione smontata di Donne a Maurizio Costanzo che con l'autotune canta Shakerando Rolls Royce fino ad un omaggio come quello di Olivia Newton-John? Come riuscite ad essere appunto a creare questi momenti anche così diversi fra loro e ad essere ugualmente così credibili? Infatti, come Facile, facciamo? facile. Questa è una bella Ma... domanda. Domande difficili, sempre pacifico le diamo, eh? Ecco, zoomiamo su di lui, No, ecco. vabbè, allora è normale che quando hai un pubblico così vasto davanti cerchi di in qualche modo soddisfare tutte quelle che possono essere i bisogni, no, del pubblico che hai appunto davanti, quindi cerchiamo insomma di essere il più possibili poliedrici in questo senso, quindi anche un po' seguendo quello che è il nostro obiettivo, cioè fare un po' una sorta di varietà, cerchiamo di alternare vari momenti all'interno di una trasmissione. Quindi diciamo questo è il nostro intento, poi se ci riusciamo, bene. Beh, comunque ragazzi, quello che avete fatto anche l'anno scorso a tale quale show, al di là della vittoria, io credo che sia passato anche alla storia del programma, perché siete riusciti a divertire, siete riusciti ad emozionare e tra l'altro i complimenti sono arrivati per esempio dai Cooper quando avete creato, come dire, una linea incredibile con gli amici per sempre e dall'altra parte per esempio i New Trolls, anche col bellissimo messaggio che avete postato anche recentemente in occasione della scomparsa di Vittorio. Certo, è stato un messaggio, diciamo, ahimè, postumo che abbiamo messo, che abbiamo pubblicato. E, no, è vero, anche l'ondata di successo di Tale Quale Show è andata al di là di ogni più rosea previsione. E come dici tu, insomma, siamo riusciti anche sia a emozionare con una canzone come quella Carezza della Sera, ad esempio, che a divertire, cioè per prima quella di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro, ovviamente, storica, oppure I Ricchi e Poveri,
diciamo che insomma, è stato qualcosa che ci ha dato veramente grande, grande soddisfazione. Poi ecco, anche lì è stata una prima volta proprio per la trasmissione, perché è la prima volta che c'era un gruppo, un trio, quindi ci sono stati dei duetti in passato, mi ricordo forse Gigi e Ross Sì. e altre cose, però per la prima volta c'era un Tri, gruppo. Dimitri. Quindi questo è stato sicuramente. Ci sta, poi appunto non è facile nemmeno trovare, come dire, un repertorio, tra virgolette, come trio. Ma tra l'altro ogni turno ci sarà Orietta Berti. Credete qualcosa? Certo. Beh, sicuramente ci sarà, insomma, no? È un riferimento Per poi forza. innanzitutto al suo successo, al loro successo, quello con Fedez e Achille Lauro. Ci sarà un riferimento. Adesso vedremo in quale Sarà forma. l'incontro fra le due Oriette, ecco. Quindi sarà veramente un No, ma momento poi epico. dobbiamo dire che con Orietta è nata poi una bellissima amicizia, perché ci siamo incontrati più volte dopo la trasmissione. Cioè, lei ha mandato prima un videomessaggio praticamente qualche giorno dopo, che era rimasta molto contenta dell'esibizione. Poi ci siamo incontrati al Capodanno di Direi Rai 1. 1, anzi, prima ancora ci siamo incontrati a Domenica Inn, dove abbiamo interpretato sempre travestiti da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, insomma. Ci siamo visti più volte, l'abbiamo avuto in collegamento ospite qui a Happy Family, quindi è un La po'... è zia. una zia, sì. Bene, A bene, visita. bene, bene. Comunque appunto abbiamo quindi già spoilerato qualcosa riguardo all'intimo, ma facciamo un passo indietro, perché il prossimo anno saranno 10 anni da quando Fiorello in qualche modo vi ha battezzati, anche con quello che è il vostro Beh, programma. oh, è informatissimo. Sì, È è. vero, il 30 maggio del 2013, infatti, e quindi poi sarà 30 maggio, è come il nostro giubileo. Noi abbiamo il giubileo dei gemelli, ogni 10 anni, insomma, da quella data. Sì, è vero, saranno 10 anni Spingerete se c'è quindi... qualcosa che bolle in pentola o ancora. Ma allora, sicuramente con Fiorello, poi ecco, tra l'altro siamo sempre, sempre in contatto, lui è un po' il nostro padre artistico, questo lo diciamo sempre, e con lui poi ci confrontiamo sempre, anche se in qualche modo abbiamo preso la nostra strada, no? Con le nostre esperienze, lui ci segue sempre e magari quando c'è da chiedere qualche consiglio, qualche cosa, noi glielo chiediamo sempre, lo informiamo per primo. Quando ci sono delle cose importanti che stanno per partire, lui stesso ci chiama quando vede delle cose nostre, insomma, quindi c'è sempre questo rapporto veramente bellissimo Di amicizia, di appunto. amicizia, è vero, e di consigli, ecco, questo è molto bello. L'ultima domanda è legata invece a quelle che sono le vostre incursioni anche nel mondo della musica inedita, perché 2 anni fa avete proposto un singolo, come dire, in cui celebravate quello che è il mito di Nina. Un bilancio su Sì. Beh, quell'esperienza, se avete magari intenzione di fare qualcos'altro. insomma, sì, sicuramente sì, abbiamo intenzione di scrivere altre cose, di inediti. Non è che vogliamo per forza percorrere una carriera discografica, questo no, però comunque ci piacerebbe avere dei punti di riferimento anche musicali, sempre sfruttando principalmente magari l'ironia, ci piacerebbe avere, ecco, questi dei punti di riferimento un po' stile gemelli, che possa essere sempre riconoscibile, no? E quindi Mina Dov'è è stato un po' un antipasto di quello che potrà arrivare. E è un brano che abbiamo appunto scritto in occasione degli 80 anni di Mina, ed era un modo per, in realtà la domanda Mina dov'è è più che altro un modo per dire che alla fine, anche se non appare più televisivamente, insomma, o con interviste, eccetera, comunque è un personaggio che si trova sempre, lo puoi trovare sempre in radio, lo puoi trovare sempre in video, magari nei teche vari che vanno della Rai, È insomma, proprio uno status, è uno insomma. status che comunque alla fine ritrovi sempre alla radio. Mina dov'è? La trovi sempre, dov'è? La trovi sempre intorno
intorno a te, basta che accendi la radio, accendi la TV, e quindi alla fine è un po', sicuramente, ovviamente, un omaggio a lei. Molto bene, ragazzi, io non posso che ringraziarvi, vi auguro appunto Grazie, buona grazie a te. estate e poi beh, in bocca al lupo Grazie. per il turno e per tutto. Grazie. Viva il lupo! Grazie mille, viva il lupo! A presto. Ciao! Ciao. Ciao Simone, Ciao. grazie! Ciao, ciao. Ciao.